Buongiorno a tutti, oggi vi illustrerò come rigenerare una batteria a trapano da 12 volt utilizzando tre pile a litio 18650 da circa 2 ampere l'una, senza l'utilizzo del BMS, quindi senza alcuna protezione. Collegheremo in serie le tre batterie a litio, queste qui, e cercheremo di farle entrare tutte nella scatola, faremo le saldature e poi le caricheremo. Vi ricordo che per le batterie a litio sarebbe più opportuno l'utilizzo di un BMS, cioè di un controllore di carica, ma nel mio caso, volendo effettuare una riparazione economica, ho preferito non utilizzarlo, e ovviamente questa batteria sarà sempre caricata sotto la mia diretta sorveglianza, senza mai lasciarla incustodita, perché comunque le batterie a litio sono molto pericolose e se sovraccariche possono esplodere. Questo è un piccolo spot welder ricaricabile che di solito utilizzo io per fare i collegamenti delle batterie a litio. Si collegano i due poli positivo e negativo e si inizia la saldatura. Per la saldatura utilizzo una piattina da 0,1 mm, questa qui molto sottile, che mi garantisce una discreta tenuta di contatti e una minima corrente di saldatura. Questo dispositivo è ricaricabile e si accende e si può regolare la potenza con lo stesso pulsante di accensione. Per comodità lo metto alla minima potenza ed inizio a effettuare le saldature con 4-5 punti per pila. È molto comodo perché il saldatore parte in automatico e così ci consente di lavorare in assoluta libertà. Controlliamo le saldature effettuate e replichiamo la stessa cosa per l'altro lato, rispettando il collegamento più e meno delle varie pile, che vi ricordo sono in serie, per ottenere un totale di appunto 12 volt, sono tre in serie. Una volta effettuate tutte le saldature a punti, si potrà procedere alla saldatura a stagno dei contatti finali. Anche qui il contatto finale con una saldatura a punti, in questo caso il meno, e lo andiamo a saldare anche lui. Questo tipo di batteria, ovviamente, ripeto, è molto pericolosa se lasciata a caricare senza sorveglianza, quindi non dovrete mai lasciarla a caricare senza la vostra diretta e vicina videosorveglianza, perché può esplodere, trasformarsi in un razzo e poi il rischio di incendio è molto forte. Quindi mi raccomando, non scherzate con le pile a litio, soprattutto se, ripeto, non c'è il BMS, come nel mio caso. Una volta effettuati queste saldature, possiamo spellare e saldare i contatti più e meno del connettore della batteria e ricomporre il tutto nell'involucro originario della batteria. Ok, abbiamo rimontato tutta la batteria, adesso possiamo finalmente testare con il trapano e vedere se funziona bene. Ecco qui, mi pare che funzioni perfettamente. Adesso passiamo alla carica della batteria. Per caricarla occorre un alimentatore variabile da 12 volt e un jack tipo questo, e mi raccomando, all'inizio questo alimentatore mettetelo ad una tensione molto bassa per evitare l'improvviso innalzamento della corrente. Regoliamo la tensione per avere 1 ampere di carica, in modo tale che con queste batterie da 2 ampere circa, nel giro di 2 ore la carica è completa. Mi raccomando, non lasciate mai, e sottolineo mai, incustodita questa batteria sotto carica con questo alimentatore, perché può esplodere. Quindi la sicurezza prima di tutto. Nel giro di 1-2 ore la batteria sarà carica e potrete tranquillamente utilizzarla.
Spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima volta. Buona giornata a tutti. Ciao!